Bene, buonasera, bentrovati. Ecco, Giannizio Nero Video torna dopo 3 settimane. Insomma, abbiamo avuto veramente tanti, tanti problemi per la trasmissione, o meglio, ho avuto tanti problemi. Chiaramente il lavoro. Intanto ho messo la chat di YouTube, ma come al solito, vedo che ancora non si connette. Vediamo un po'. Sì, è connessa, vediamo un po' se poi la chat funzionerà, speriamo bene. E dicevo, signori, prima di tutto ben trovati. Domenica, già inizio davvero video, di solito non va mai in onda la domenica. Ha audio molto basso, ecco, chiaramente audio molto basso, ma vedo Massimo Bentivoglio, quindi leggo dalla chat, audio molto basso. Vediamo un po' se ora riesco a alzare, vediamo un po'. Perché poi alla fine ho la cuffia, vediamo se riesco da microfono. Vado ad alzare, alzo un pochettino sperando di migliorare la situazione. Al microfono, ecco, non lo provavo, sto utilizzando il microfono standard. Intanto, Massimo Bentivoglio che è online, dimmi se l'audio è migliorato. Intanto ecco, vado ad alzare ancora l'audio e vado anche un po' a giocarellare. Rispetto alla sigla è basso. Chiaramente, meno male che c'è Massimo, mi dai i consigli. Vediamo un po', cerco di andare a tutto in ordine. Vediamo un po' di alzare il volume direttamente del microfono. Adesso dovrebbe essere un po' meglio. Prova, prova microfono, prova, prova, prova. Lo avvicino un attimo e spero che adesso l'audio sia migliore. Massimo, dato che sei l'unico che mi sta ascoltando in questo momento, dammi un ok per quanto riguarda. Va bene, uguale, sentire, si sente, però non sono contento. Perché non sono contento? Perché sto usando oggi un microfono non nuovo, ma avevo quello professionale che mi dava problemi. Voi dite, Mauro, sono affari tuoi per quanto riguarda. Ecco, rimesso l'audio intanto. Vediamo un attimo se riesco a migliorare. Streamo le audio. Ho il microfono che tutto sommato vai tranquillo, ok, meno male. Sì, Massimo, in effetti, per parlare di tecnica, sì, la sigla è molto più alta, perché è stata registrata in maniera un pochettino, più, professionale. Qui, oggi sto usando questo microfono in cuffia perché l'altro, vi ripeto, mi dava problemi. Comunque, ragazzi, spero che mi sentiate. Alzo un po' il volume, avvicino anche il microfono alla bocca. E di che cosa parliamo oggi, ragazzi? Ne ha parlato già tutto il mondo di Norman Conquest che vedete alle mie spalle: Conflicts of the Normans and Their Successors, from 1053. 1265, cioè 200 e 212 anni di 212 anni di conflitti e successi, direi normanni. Praticamente Claudio mi dice: qui su YouTube l'audio è leggermente in ritardo rispetto al video, su Facebook tutto liscio. Grazie Claudio. Ragazzi, devo andare a controllare. Allora, siccome era, vi ripeto, mi scuso, era 3 settimane che non andavo in onda. E quindi ho dovuto un attimo recuperare tutta la strumentazione, tutte le varie connessioni, tutte le varie configurazioni. E qui ecco che oggi, fra l'altro, sistemo, approfitto anche della puntata per sistemare e per regolare. Grazie a voi e grazie a Massimo e Claudio che siete online, posso un attimo ricalibrare. Niente di fastidioso, però una manciata di secondi su YouTube. E questo non dipende da me, dipende dal lag che ha internet. Ricordatevi che perché, ragazzi, poi alla fine, perché sto facendo la trasmissione di domenica quando la domenica dovrebbe essere la giornata di riposo per noi wargamer, per noi pazzelloni? Perché sono in Valsesia, questa settimana non sono tornato a casa, quindi nel mio triste appartamentino della Valsesia, esattamente risiedo a Grignasco e lavoro a Vercelli. E lavoro in provincia di Vercelli, quindi alla fine sono qui a cercare di
far passare la giornata, di trascorrere la giornata. E quindi il Giannizio Nero Video va in onda da Valsesia, dove le linee internet non sono l'ideale. E ecco perché avete questo ritardo di secondi su YouTube, ma ce l'ho anche su Facebook. L'importante è che, in ogni caso, ragazzi, al di là della diretta, insomma, presente, poi vado a rimontare tutto il video. Quindi è importante che insomma, funzioni tutto e poi magari alzo anche il volume dell'audio direttamente in fase di montaggio, in fase di montaggio sia audio che video. Ma veniamo, diciamo, all'argomento Norman Conquest. Beh, ragazzi, allora, prima di tutto, bravo, un bravo a Giacomo Scolaro, il nostro. Abbiamo Cheat, ciao a tutti, abbiamo un altro online fantastico, ragazzi. Non, la domenica non avete nient'altro da fare che seguire il Giannezio Nero Video. Dicevo, prima di tutto, bravo a Giacomo Scolaro che subito ha presentato Norman Conquest. Infatti, io praticamente perché sto facendo il video? Non lo so, ma vi ripeto, in questo pomeriggio solitario in Valsesia è qualcosa da dovevo fare. Quindi, siccome ho sul tavolo Norman Conquest, intanto vado a provare le telecamere. Questa parziale dall'alto che dovrebbe essere sufficiente e questa diciamo dall'alto laterale per diciamo che serve anche da diciamo salva seconda camera che non si sa mai se mi c'è dalla prima. Se ci fate caso la risoluzione della prima telecamera dall'alto è migliore rispetto a questa che ho laterale. Nulla di tragico, però io uso sempre questa dall'alto. Quindi andremo a parlare di Essence. Quasi quasi, ragazzi, visto che funziona la chat, quasi quasi faccio questo, perché poi alla fine vado a mettere nella chat dall'alto. Vediamo un po' se qui faccio un paste as link source. Eccolo qui, vedete, ragazzi, ho messo una chat di YouTube. Indirettamente la metto in alto così posso leggere anche le vostre impressioni di gioco. E generalmente non funziona mai la chat di Facebook e ragazzi, sembra è un anno e mezzo che combatto con questa piattaforma software e la connessione diretta a Facebook. Ragazzi, non c'è modo, non riesco ad abilitare la chat live di Facebook sulla mia piattaforma, mentre la chat YouTube funziona e meno male. Intanto saluto di nuovo Cheat, Claudio e Massimo e dicevo, parliamo di Norman Conquest, anche se ragazzi ne ha parlato tutto il mondo e hanno fatto già tanti video di unboxing, bravo Giacomo Scolaro a presentare tante battaglie a cui faccio sempre i complimenti per il suo entusiasmo e anche per la sua precisione e anche per la sua ironia. Io sono sempre un mestierante dei video, quindi ragazzi sono prestato. Raffaele, vai con la domenica di Wargame. Ecco, ciao Raffaele, intanto ti saluto. Sì, la domenica di Wargame, ragazzi, solitamente non la trascorro davanti al video, ma oggi veramente sono solo soletto, vi ripeto, voi dite, ah Mauro, che scatole, sono solo soletto nel mio appartamentino. In provincia di Novara, e quindi cosa può fare un wargame solitario per trascorrere la domenica? Gioca e magari trova anche divertente parlare con tutto il mondo, diffondere ai quattro punti cardinali il suo credo. E il mio credo oggi va su Norman Conquest e in particolar modo su Hastings. Perché Hastings? Perché era tanto che non giocavo una battaglia a Hastings. Per me Man of Iron non è un sistema nuovo. L'ho giocato l'ultima volta con Pavia, mi pare, cioè con Archibus. Poi non l'ho più ripreso, ma non perché non mi piaccia, è perché, vi ripeto, ci sono tante proposte e Hastings sicuramente non è fra le mie preferite. Man of Iron non è un sistema che mi viene immediatamente in mente, in quanto, vi ripeto, io prediligo Seconda Guerra Mondiale, poi forse vado agli antichi romani, sia epoca repubblicana che imperiale, e solo dopo vado magari guerra civile americana, guerra napoleonica e poi al Medioevo. Non che questo, ognuno di noi ha delle preferenze, non che questo sia più o meno importante, ma devo dire che sono molto contento di essere tornato a Hastings con Man of Iron perché
Dopo, e molti di voi non se lo ricorderanno perché sono molto più giovani, dopo il numero 110 di Strategy and Tactics, in cui c'era il famoso Hastings di Richard Baer, non avevo più giocato un vero Hastings con una bella mappa ad ampio respiro, con diverse unità. No, avevo visto dei piccoli tentativi, vedi della Victory Point Games, vedi di Battle Dawn, ma un Hastings molto ristretto che non dava nemmeno. Insomma, non ti faceva proprio rivivere tutta la situazione, mentre questo Hastings di Man of Iron mi è subito piaciuto per quanto riguarda l'impostazione, adesso andremo a vedere, e soprattutto per come l'autore, sto parlando di, vediamo un po' chi è l'autore, al di là di Sheldon, che è il designer che ha preso a prestito la serie Man of Iron e ha fatto Norman Conquest, a cui facciamo i complimenti. Stavo vedendo se c'è un designer particolare che abbia diciamo, aiutato Sheldon a disegnare, a creare lo scenario. Vediamo un po', scenario di no, allora è sempre tutto il nostro buon designer che ha seguito le orme di Richard Berg, che fra poco incensiamo più da morto e onore che da vivo, perché Richard Berg ha fatto sempre dei grandi sistemi. E dunque, e c'è anche Stefano Giombini. Ragazzi, avere Stefano Giombini in diretta, spero che mi senta, è un onore, ragazzi. Stefano Giombini, ecco, stavo leggendo la chat, è uno dei nostri grandi, uno che praticamente ha fatto il wargame in Italia. Adesso Stefano è però. 20, 25, 30 anni che andiamo in giro con i nostri wargame, e Stefano Giombini è uno dei grandi degli Umbra, della regione Umbria, uno dei grandi di Perugia, e uno che praticamente con cui giochiamo e ci divertiamo da tanti anni. Quindi è sempre un piacere avere Stefano Giombini in diretta. Dicevo, poi farò anche delle domande, ragazzi. Siete interessati a Man of Iron? State giocando Menorano come lo sta facendo Giacomo Scolaro, che praticamente si è fatto tutte le battaglie e sta facendo ripetizione, oppure siete qui per caso? Non lo so. Comunque, a me giocare Hastings sia ieri che oggi, attenzione, proprio perché le mie lunghe giornate in Valsesia non sono riempite dal nulla, tranne che dai wargame. E ho avuto modo di, avete visto che prima ho fatto dei post descrittivi sulle mie opinioni, pro e contro. Ho visto che comunque tutto sommato i nostri pareri convergono su un'opinione generalmente positiva di questo sistema, anche se ci sono poi dei risvolti non proprio insomma, eccezionali, e ne andrò a discutere. Ma ecco che ho lasciato volutamente la partita di ieri, l'ho finita ieri, una partita in solitario di Hastings, l'ho detto anche su Facebook, finita 28 a 4 per il Normanno, non c'è stata storia. E perché? Perché secondo me è Hastings 1066 in questo scenario è al momento, anche se ho giocato solo, ragazzi, quindi prendete sempre con cognizione di causa quello che dico, perché poi alla fine potrebbe darsi che rigiocando la partita poi c'è un trionfo di Harold o Haroldo. E andremo adesso a piazzarlo, andremo a fare un'analisi di tutte le regole, o meglio, di quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare. Alla fine è un sistema sì semplice, ma ci sono dei risvolti da prendere in considerazione. Io, fra l'altro, che lo riprendevo dopo diversi anni, sono praticamente come se fossi dovuto ripartire da zero, in quanto certe piccole cose le avevo completamente dimenticate. C'è una cosa che chi è un amante della serie Grey Battles of History gioca tranquillamente a Man of Iron senza bisogno nemmeno di aprire le regole, gli bastano, ecco, lo faccio vedere, con questo player aid io gioco tranquillamente. Ho dovuto riguardare, ecco, la regola degli standards, cioè delle bandiere, dei stendardi, ho dovuto riguardare un po', che è l'unica particolarità che differenzia veramente Man of Iron da altri sistemi simili, della possibilità di continuare l'azione con altre formazioni del proprio esercito, e poi della possibilità dell'avversario di catturare, ecco, l'iniziativa con una serie di seizure, di questi marker. Ve li faccio vedere, guardate questi marker che sono
una delle particolarità di questo sistema, vediamo un po' se lo vedete, eccolo qua, seizure, non è seizure, ma è seizure, cioè seize è catturare e seizure è proprio riprendere, prendere l'iniziativa, e questo fatto particolare lo rende un bel sistema dinamico che permette all'avversario di interagire. Purtroppo, nella partita in solitario di ieri, il Sassone, condotto da Harold, non ha mai potuto riprendersi iniziativa. Perché? Perché non aveva un marker, non aveva pescato un marker che gli permettesse di fare ciò. Questa particolare regola ricorda, come ho già detto in Facebook, il momentum a cui eravamo abituati in SPQR e Cugini e Sorelle. Quindi non è una novità. Tutto sommato si poteva anche seguire quella regola rapportandola ai leader di adesso. Ricordatevi che si tirava il dado per il momentum, se il dado rientrava nel raggio, nel valore del comandante, allora si poteva fare il momentum. Qui c'è qualcosa di simile, perché poi c'è, vi faccio vedere, un leader, ecco, Eustachio, Eustace, ma Eustachio ve lo faccio vedere, vedete quel 3 rosso? È il numero che dovete consultare quando volete continuare l'azione, cioè se fate 0, 1, 2, 3, l'azione continua, da 4 in poi non continua. E nella mia partita in solitario, ragazzi, c'è il Normanno praticamente ha continuato a spingere per 4-5 fasi e Aroldo ha potuto solo prendere schiaffi. Ma secondo me c'è anche un buco nello schieramento di Harold che va analizzato. Adesso andremo a vedere. Intanto, come al solito, mi rivolgo a coloro che invece non sanno nulla di Man of Iron. Sono a zero, non hanno nemmeno letto regole, non hanno nemmeno il gioco. Ho parlato con qualcuno che l'ha appena ordinato, non vede l'ora che gli arrivi, magari questo video potrebbe servire. Chi è a digiuno comprato il gioco e magari vuole un'altra spinta per acquistarlo, e secondo me fa un ottimo acquisto, anche il rapporto prezzo-qualità, non deve mancare questo titolo che è disponibile. Ecco Massimo, ti chiedo in diretta quando mi potrai rispondere. Tu già possiedi Norman Conquest, stai guardandoti intorno, ti stai fidando di quello che ti diciamo e ce l'hai nel mirino, oppure devi essere ancora convinto e di parecchio, perché magari non ti convince qualcosa? Aspetto la risposta. Ecco ragazzi, e come al solito io che cosa consiglio? Non guardate, non leggete le regole, ragazzi, fidatevi e guardiamo un attimo la prima cosa che dovete fare appena aperta la scatola, ve lo dico, se no magari vi potete anche annoiare. E coloro che arrivano, sono nuovi al wargame, aprono la scatola, vedono questa esplosione di counter, di regolette, di tabelle e si spaventano. No, ragazzi, il mio consiglio è: aprite la pagina dello scenario per qualsiasi wargame, buttatevi e andate subito a fare amicizia con le unità dello scenario. Ovviamente, ragazzi, noi un po' pazzerelloni, magari ci siamo letti il libro. Ecco, fra l'altro, lo vado a mettere in evidenza, vado a prendere le copertine libere. Guardate, in questi vi faccio vedere il libro che ho letto. Riguardo Hastings, solo 21 battaglie di Federico Canaccini, lo raccomando, non conosco questo scrittore, ma la descrizione delle battaglie è secondo me molto precisa e dettagliata. E quindi Federico Canaccini, Medioevo 21 battaglie, editori, la terza, è veramente un acquisto da non mancare. Per di più, ovviamente, ho sempre vicino al mio comodino Le grandi battaglie del Medioevo di Andrea Frediani, una bellissima lettura. Non è dettagliato come Federico Canaccini, ma secondo me vale la pena di possedere anche questo volume che trovate in libreria anche per il Kindle. Quindi non dimenticate Le grandi battaglie del Medioevo, anche se poi la maggiore soddisfazione che chi me l'ha data, ve lo faccio vedere, che non so se sia mai stato tradotto,
The 15 decisive battles of the world from Marathon to Waterloo, Sir Edward Shepherd Creasy. Ecco, chi vuole praticamente buttarsi nel mondo di Hastings può partire dal gioco e poi leggersi i libri, oppure leggersi i libri e poi andare al gioco. C'era Massimo che diceva: assolutamente nulla, sono un novello di wargame e sono focalizzato su GM Seconda Guerra Mondiale. Nulla vieta di guardarsi in giro e ascoltare questi interessanti video per conoscere cosa c'è di nuovo interessato. Questo più che allora, Massimo, sì, il tuo entusiasmo io lo leggo anche dai post, è contagioso, ti faccio i complimenti. Ricordati sempre che le mie sono opinioni personali, dettate anche magari dall'esperienza, ma ricordo sempre che il wargame, devo dire, è molto personale. Magari a me piace tantissimo questo sistema, ad altri non va giù, succede. Io cerco di trasferire, lo sapete, il mio entusiasmo e quello che sento e quello che desidero da un wargame. Poi ciò non toglie che anch'io, come te Massimo, per me il wargame è prima di tutto Seconda Guerra Mondiale. Ma devo dire che con questo Hastings, perché poi ho aperto Hastings? Ma così casualmente ho detto: ah, fammi vedere Hastings, perché poi ci sono altre, vi faccio vedere, non ci sono solo... non c'è solo la battaglia di Hastings, vi faccio vedere, non voglio togliere i libri di cui stavo facendo un po' di pubblicità. Abbiamo Civitate, aspettate che tolgo la copertina del libro, abbiamo Civitate, Fulford, Stamford Bridge, che dovremo giocare, che vorrei giocare prossimamente, Hastings, Tinchembrai, penso che sia giusta la pronuncia, Lewis, Evesham, sono tutte le battaglie che trovate in Norman Conquest. E non ho finito di fare la mia analisi delle conquiste normanne, perché poi avete visto in un post precedente che praticamente stavo facendo una comparison, un paragone fra Norman Conquest e il vecchissimo Viking della SPI. Lo continuo a fare, sono partito a Norman Conquest proprio perché è appena arrivato nuovo, l'ho scartato e devo dire che sono molto contento dell'acquisto, in quanto, e qui faccio pubblicità personale, in quanto tutte, intanto metto questo libro che sapete che è il libraccio che ho scritto da dedicare al wargame, è la prima parte. La seconda parte, Storia del mondo in 100 wargame, sarà dedicata appunto al Medioevo. E qui, in questo libro, nel secondo libro, Storia del mondo in 100 wargame, prima parte, il mondo medievale, questo è il mondo antico che è già uscito, edito da Killemi, e parlerò di un lungo periodo, e l'ho allungato di molto, dalla caduta di Roma fino alle guerre contro gli Aztechi. E Norman Conquest, appena arrivato, l'ho voluto inserire nel libro. Sono, come dicevo, sono oltre l'anno 1000, ma devo arrivare alle battaglie fra spagnoli e azzechi, e quindi ho altri 500 anni da fare. Sto andando molto lento, ma perché? Perché aggiungo continuamente battaglie che mi sembrano importanti e che sono degni di essere soggetti per un wargame. E quindi... nel libro ci sarà sicuramente Norman Conquest, le esperienze di gioco, ci sono 6-7, Hastings è veramente tanto riprodotta, 6-7 consigli per giocare a Hastings, ma devo dire che dopo, e ve lo ribadisco, dopo l'Hastings di Strategy and Tactics 110, devo dire che questo di Norman Conquest è la battaglia che ho fatto in solitario, che mi è piaciuta di più rispetto a tante altre proposte che delle volte sono un pochino non stupide ma semplici e quindi magari possono non attirare un appassionato come me che vuole delle volte una certa forma di dettaglio, non esasperata ma la desidera. Vado intanto a togliere le copertine dei libri
E vi ripeto, secondo me, se trovate il Medioevo 21 Battaglie di Federico Caraccini, fate un bel acquisto, ma non disdegnate anche le grandi battaglie del Medioevo di Andrea Frediani. Mi pare che il libro di La Terza, qui, edito dalla Terza, costi 25 euro, è disponibile anche nella versione Kindle a 10 euro di meno o 12, e anche Frediani mi pare che sia disponibile sia in libreria, è tutta un'altra cosa leggere il libro comunque, ma se avete un Kindle, in ogni caso ragazzi sappiate che io generalmente compro la versione per Kindle, la versione cartacea, perché non perché sia matto, ma certo il Kindle ti permette di portare in giro i libri, ma la versione cartacea secondo me è sempre un'altra cosa. Quindi consiglio la versione cartacea anche di Andrea Frediani, Le grandi battaglie del Medioevo. E poi vediamo un po' se avevo preparato. Beh, ragazzi, chiaramente questo è il volumetto che questo ce l'hanno tutti. Questa è la versione inglese, The Fall of Saxon England. Molto belli questi volumi. Ragazzi, i volumetti della Osprey sono sempre raccomandatissimi perché ti permettono di impadronirti dei dettagli, delle particolarità della battaglia in poco tempo e secondo me sono abbastanza completi. Poi è chiaro che si possono leggere volumi più corposi, più voluminosi, ma un manualetto della Hastings è sempre un grande punto di partenza. C'è anche la versione in italiano di Hastings 1066, qui avete la versione in inglese. Edita all'inizio degli anni 2000, non mi ricordo, usciva in edicola, era una raccolta di 100 volumetti, ma c'è anche in italiano. Ecco, mi diceva Massimo, di questi ho Normandy, Sekigahara e Hattin, che sono, Massimo, ti ripeto, anche leggersi solo questi manualetti senza andarsi a prenderne altri 10 volumi, secondo me è veramente già una conquista. Normandy è fatto molto bene, il manualetto Sekigahara, bellissimo quello della Osprey secondo me, e Hattin altrettanto. Parleremo fra l'altro di Hattin prossimamente perché devo parlare del wargame basato sul sistema medievale di Wojciech Zaleski e voglio poi rapportarlo a quello contenuto in Men of Iron. Ragazzi, io metto sempre tanta carne al fuoco e sto andando ultimamente col contagoccia, un video ogni tanto, il podcast ogni tanto, perdonatemi, intanto io semino, poi vedete voi. Ecco, infatti Massimo, sono degli ottimi bignami, ti ripeto. Io non devo fare lo storico, sono un giocatore di wargame, quindi se voglio avere un'idea, secondo me, decentemente precisa, va bene il volumetto della Osprey. Poi, se uno vuole chiaramente allargare i propri orizzonti, va su libri, più dettagliati che, magari approfondiscono il tema. Ma torniamo al gioco, ragazzi, si vede che oggi avevo voglia di chiacchierare, e vediamo un attimo, tornando al volumetto di Hastings, il piazzamento, ragazzi. Allora guardate, intanto vado a riaprire il piazzamento di Hastings. Intanto sappiate che abbiamo pedine blu e pedine verdi. Intanto metto da parte le pedine blu perché sono i normanni e andremo a vedere, le metto proprio in maniera molto molto rozza, le metto da parte. Guardate, mai presi così, ma oggi vado velocemente. E vado a piazzare i sassoni guidati da Harold. Allora, ragazzi, Hastings non è che dà tanto spazio alla fantasia, cioè, insomma, alla fine Hastings è soprattutto uno scontro frontale e fra l'altro, vedete quanto è grande la mappa? Ma la battaglia si gioca solo qui. Su Battle Hill, poi mi devono spiegare, questa non è una critica, avranno fatto delle loro scelte o perché magari gli americani la chiamano anche Battle Hill, però mi sarebbe piaciuto più leggere Senlac Hill, come la chiama Creasy, come la chiamano molti storici, però ecco, avranno fatto una scelta, alla fine non cambia nulla ragazzi, quindi va bene anche Battle Hill, ma in effetti è Senlac Hill, che fra l'altro si trova, ecco, tolgo il mio Oregon, che fra l'altro si trova, vedete, sulla strada per Londra. Ricordiamoci sempre, per chi leggerà qualche cronaca, che William, dopo la vittoria di Hastings, non si diresse immediatamente a Londra. Ricordatevi che la battaglia del 14 ottobre, ma viene incoronato re
d'Inghilterra nel dicembre dello stesso anno. Quindi passa un mese e mezzo a, prima di tutto, a riorganizzarsi, a prendere il controllo dei territori circostanti Londra e poi entra a Londra da trionfatore. In pratica la strada per Londra era uno stop che intendeva porre Harold a William, ma in realtà William non era proprio diretto a Londra, voleva solo sconfiggere Harold, che secondo lui era un traditore, non era, diciamo, il diretto. Sappiamo che stavano litigando per la corona e William aveva delle sue mire sulla corona grazie alle promesse, così dicono, di Edoardo, il confessore che era morto nel gennaio del 1066, e il consiglio inglese, il Witan inglese, aveva invece di magari rispettare le volontà di Edoardo, ma alla fine Edoardo dissero che in punto di morte aveva indicato Harold, che era un grande sassone potente della famiglia Godwinson del periodo, ed ecco qui che scelsero Harold, fra l'altro era un sassone del territorio, un locale, mentre William pretendeva che sia per le promesse di Edoardo che per una sorta di promessa fedeltà da parte di Harold, che troviamo, l'ho letto recentemente, non mi ricordo dove, ma nell'arazzo c'è proprio Harold che promette, diciamo, fedeltà a William. Ma in ogni caso, alla fine, che sia stato Edoardo, che sia stato Harold, William pretendeva questa corona inglese e sbarca con 10.000, così si dice, ma sono tantissimi ragazzi, 10.000 persone. Avete presente l'operazione Sea Lion da parte dei tedeschi contro la Gran Bretagna nella Seconda Guerra Mondiale? Praticamente William si fa l'operazione Sea Lion e all'epoca, stiamo parlando del 1066 ragazzi, no, del 1940, e parte, riesce a sbarcare, chiaramente non c'erano i cannoni costieri, non c'era l'aviazione, quindi riesce tranquillamente a sbarcare sulle bianche scogliere di Dover, ma non è vero, sbarca da qualche altra parte, con circa, come dicono le cronache storiche, 10.000 uomini. E Harold, poverino, non stava trascorrendo un periodo molto... molto felice, perché stava appena tornando dalla battaglia vinta di Stamford Bridge contro il fratello Thorsten e il re Andrada norvegese, insomma, che volevano anche loro, avevano delle pretese sulla corona d'Inghilterra. Periodo confuso, molto confuso, e Harold, dopo aver combattuto con successo contro le orde norvegesi e il fratello, cosa deve fare? Deve correre. Qui io leggevo che ha fatto praticamente centinaia di chilometri in pochi giorni. Ci crediamo? Sì. E un esercito sicuramente raffazzonato, non a livello qualitativo di quello di William, deve correre a difendere l'Inghilterra meridionale dalle mire di Guglielmo, di William the Conqueror. E cosa può schierare il nostro Harold II? Sì, un certo esercito, ma secondo me un esercito appiedato completamente, con pochi arcieri, anche stanchi, quindi non può andare all'attacco, deve solo stare sulla difesa, e riesce poi a scegliersi questo punto. Ricordatevi che Harold era considerato un grande stratega, aveva vinto con l'inganno e bene contro l'invasione settentrionale da parte dei norvegesi e del fratello, quindi è un abile condottiero, ma probabilmente non ha un esercito che può essere paragonato a quello di William, ma andiamo a scoprirlo. Allora, Harold si avvale chiaramente dei vari cognati, fratelli e parenti, tanto è vero che
Nel suo esercito trovate prima di tutto Girth Godwinson, quindi tutto di famiglia, terzo conte dell'Anglia orientale, che è contrassegnato in questo gioco da, ricordatevi, le pedine verdi rappresentano i sassoni, è contrassegnato con un rosa. Le bandiere potevano farle meglio, ve le faccio vedere in dettaglio. Non mi piacciono queste, sono un po' anonime, potevano un attimo insomma, dedicarsi a farmi le bandiere un po' meglio con qualche c'era un'araldica molto bella da vedere all'epoca. Leggevo la descrizione di tanti stemmi, non ne troviamo alcuna se non diciamo la ecco qui lo scudo che rappresenta la corona britannica. Si poteva fare meglio da questo punto di vista perché noi pretendiamo sempre di più. Vado a prendere, ecco, questa è l'ala che 2203 che andiamo a piazzare in, fatemi vedere, ecco qua, sulla parte, vediamo dalla parte di Harold, sulla parte destra dello schieramento. E andiamo a vedere un attimo cosa va a posizionare Harold. Ha molti picchieri, vi faccio vedere, ecco ragazzi. Insomma, fanteria standard, eccola qui, vedete? La metto sul palmo della mano, vediamo un po'. Anzi, uso anche la GoPro Mobile, vediamo un po' se riuscite. Ecco, la metto così, così potete. Ecco un'unità standard del gioco, PK, dei picchieri della comunque fanteria media. E vedete il colore verde? Quello 0 è un modificatore che si applica in difesa e no in attacco, attenzione a questa particolarità, e poi avete il 4 in basso, ve lo faccio rivedere, che è il movimento. Molto semplice, e quella banda rosa mi dice che appartiene alla formazione di Girth Godwinson, terzo conte della Anglia orientale. Eccolo qui. Vedete, sarebbe stato bello anche il ritratto, forse non è disponibile. Questa ala rosa, ah ragazzi, scusate, non ve l'ho detto, ci sono anche pochissimi gli arcieri. Ecco qua gli arcieri che possono lanciare fino a 3, ma in questo gioco fino a 2 esagoni, hanno degli archi abbastanza spartani e tutto sommato danno al 50%, non è poco, ragazzi. Vedremo che un grande vantaggio che ha il Normanno è proprio e sono proprio gli arcieri. Comunque, Godwinson ha picchieri e arcieri e vi stavo facendo vedere questo Standards East Anglia che serve per il recupero delle unità. In pratica è come se ci fosse piantata la bandiera che rappresenta Girth di Godwinson, e praticamente la gente che si ritira diciamo, si posiziona attorno alle bandiere della fazione. Come vanno piazzati? Torniamo dall'alto, così possiamo guardare. Come vanno piazzati la fanteria media, i picchieri sassoni di Girth e l'unico arciere sassone? Da 2203 a 2205. Lo vado, vediamo un po', vado a fare questa, eccolo qui. È un po' fuori mappa, vediamo un po' se faccio. Ecco, è un po' fuori mappa, ma dovrei centrare, ma non voglio spostare la telecamera. Vediamo un po' se ci riesco, ragazzi. Se ci riesco, sono arrivato, vediamo. Perché se no. Tutto, eccolo qua. Lo vedete lo scorcio? Ecco qui 2203. Ah, ma chiaramente, ragazzi, scusate, vedete adesso lo vedete. Ma guardate, faccio un cambiamento di. Eccolo qui, perfetto. Leggo adesso in basso e sto piazzando 2203. E abbiamo poi 2204. Un altro. Allora, chiaramente, ricordatevi che la fanteria, i picchieri sassoni hanno 0 e più 1 e vi ricordo sono modificatori che vanno considerati quando si fa la mischia, vanno considerati per il difensore. Vanno bene 0 e più 1, più 1 è peggio, meglio avere 0 e meno, altrimenti quando abbiamo modificatori positivi
è peggio per il difensore. Vedremo un attimo come funziona, se faremo in tempo a darvene un esempio nel video. Ecco, io adesso non sto a vedere 0 e 1, ma i picchieri vanno 22-03, 22-04, 22-05. Attenzione, guardate come li sto posizionando. Se ci fate caso, vediamo un po' se la lavagnetta mi aiuta. Il counter punta sul vertice dell'esagono, non sul lato di esagono, in quanto i due esagoni di ogni unità sono i suoi esagoni frontali. Poi abbiamo gli esagoni laterali, esagoni posteriori, esagoni retrostanti. Ricordo che non c'è zona di controllo e mi sembra una buona cosa che non ci sia la zona di controllo, cioè che sapete benissimo, generalmente la zona di controllo obbliga, scusate, l'unità a fermarsi. Ecco, ho piazzato tre picchieri, altri tre picchieri 2106, eccoli qui. Poi abbiamo 2107. Tutti in riga, ragazzi, 2108, poi abbiamo ancora due picchieri che vanno in 2006, ecco qua 2006, 2008, gli arcieri li mettiamo qui in 2009, abbiamo poi lo Standards di East Anglia, lo mettiamo qui. Lo mettiamo riparato e poi abbiamo il nostro Girth Godwinson, lo mettiamo sul picchiere qui. Ecco qua la prima ala destra di Harold. Chiaramente, se pensate alle cronache della battaglia, Harold dispone tutte le sue unità su questa montagnetta larga circa 800 metri e a proposito, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qui sono 1700 metri, in ogni caso è un'altura, perché poi alla fine le cronache dicono su una collinetta di 800 metri in cui le unità di Haroldo erano molto squeeze, molto pressate. Qui la battaglia è un pochino più larga, ecco vi ripeto, ogni esagono corrisponde a circa 100 metri da lato a lato, ma lo stesso autore dice non vi focalizzate, non vi soffermate sulla scala, questo non mi entusiasma molto, ma in ogni caso presumo che se ci fossimo fermati alle cronache di una collinetta con un fronte di 1000 metri, erano solo 10 esagoni, altro che compresse queste unità. Invece così il gioco vi dà la possibilità di insomma, dedicarvi di più a manovrare, a combattere e ecco, sto spostando un po', lo sto raddrizzando, sperando, eccolo qui, vediamo se la visione mobile mi dà bene, ok, andiamo qui. E ecco qui l'ala, vi ricordo ragazzi, c'è una regola particolare per Norman Conquest, meno male, che vi permette di iniziare il gioco con la formazione Muro di Scudi, che è questo counter qui, ve lo faccio vedere, Shield Wall, e basta metterli sulle unità e questo Shield Wall praticamente, senza stare a spiegare, la lunga regola, vi dà dei modificatori, positivi in difesa. Devo dire che comunque questi modificatori negativi servono poco a fermare, le orde normanne. Si poteva forse dare un modificatore non di meno 1, e vedremo poi meno 1, ma di meno 2. In questo caso il risultato più basso A, meglio per il difensore, il risultato più alto è meglio per l'attaccante. E perché il meno 1 dello Shield Wall fa poco per fermare il normanno, il meno 2 sarebbe stato più efficace, proprio perché tutte le cronache sono concordi nel dire che la muraglia difensiva dei Sassoni era difficile da superare. Quindi, certo, gli Shield Wall che apprezziamo come regola, perché non tutti i giochi mettono queste raffinatezze, e meno male che ci sono, quindi gli Shield Wall
rappresentano questi uomini fianco a fianco con i loro scudi, con le loro armi, che fanno veramente un muro contro i tentativi di sfondamento dell'esercito avversario. Quindi vedete che sto mettendo tutti gli Shield Wall, che sono solo per i PK, per i picchieri, non per tutti, e faccio così, e danno, vi ripeto, dei vantaggi al difensore. Ecco qua, vedremo che una pecca che ha questo gioco: non ci sono shield wall per tutti. Male, molto male. Bastava contare le unità schierate a Hastings, e se ci sono, vi dico subito: abbiamo 8, 9, 14, 17, 18, 26, 27. Bastava mettere 27 marker shield wall, invece non me li avete messi. Non è, ripeto, non è che inficia il gioco o rovina qualcosa, ma secondo me queste piccolezze dovrebbero essere, diciamo, non dimenticate, perché hai un wargame che all'inizio appare completo. Quando mancano dei marker, dici: accidenti, però potevate mettere gli Shield Wall come numero direttamente proporzionale alle unità in campo, no? E questa non mi è piaciuto. Vi ricordo che gli arcieri, ovviamente, non vanno a assumere questa formazione. E al centro, e chiaramente, ragazzi, al centro abbiamo il sovrano, abbiamo il nostro Harold, il grande sassone d'Inghilterra, che ha unità più o meno simili. Ecco, qui c'è, io direi che c'è un appiattimento di unità. Leggendo le cronache, c'erano anche dei contadini, milizie, pochi arcieri e tanta fanteria media, e poi c'era, diciamo, la guardia, qualche centinaio di uomini a protezione del sovrano. Non c'è tanta varietà. Da un lato lo capisco, da un lato capisco anche i valori deboli del giocatore sassone, però forse si poteva fare di più. Ma vi ripeto, questo forse si poteva fare di più è tanto per dare una piccola critica, ma nel complesso il gioco è molto fluido, scorre molto bene anche con queste poche tipologie di unità, perché abbiamo picchieri, arcieri, axemen, cioè gente dotata di grandi spadoni e grandi asce, e abbiamo la cavalleria, solo mounted cavalry, solo una cavalleria media, e poi abbiamo gli arcieri che hanno varie abilità. Ma in realtà questa poca diversificazione di unità non inficia assolutamente l'andamento del gioco. Ecco, vado a prendere King Harold, e sappiate che King Harold ha una fascia gialla che indica l'appartenenza al sovrano, al comando diretto al sovrano. Vi ricordo che questo sistema funziona per attivazioni. Si attiva la battle, si chiama battle, quando c'è la B grande, cioè la battaglia delle volte indica la formazione, non la battaglia, e la battaglia di Harold è con la banda gialla. Harold come va? Ha 5 picchieri sassoni che vanno da 2010 a 2014. Ecco, praticamente i picchieri che dipendono dal sovrano sono piazzati anche loro con continuità. Rispetto ai loro, diciamo, commilitoni guidati da Gurth Godwinson, eccoli qua: 1, 2, 3, 4. Scusate, 4. Ho piazzato un altro tipo, il picchiere 5. Ecco, i 5, fanteria media, diciamo, che fanno parte della formazione di Harold. Poi, appena dietro abbiamo, diciamo, la sua guardia del corpo, i suoi pretoriani, gli Axemen, eccoli qua: Axe. Molto forti, meno 2. Vedete che, ecco, vi faccio vedere che quando gli Axe entrano in campo, e beh, in difesa sono tostissimi, hanno meno 2, sono difficili da scardinare. Il meno 2 è molto pesante. Ecco perché avrei messo anche il meno 2 per gli Shield Wall e non solo il meno 1. E vi ripeto, il meno 1, se per me in questa battaglia lo vedo un pochino basso, cioè non serve a, diciamo,
diciamo, di sconfiggere o a eliminare la minaccia normanna. Ci sono anche gli arcieri, un gruppetto di arcieri sparuto, fra l'altro le cronache non parlano di arcieri, pochi, ok, quattro, si parlava pure di balestrieri, ma non ci sono, quindi solo arcieri con l'arco semplice. King Harold lo mettiamo con una sua unità della Guardia del Corpo e andiamo a prendere la bandiera gialla di King Harold, vediamo un po' se la trovo, dove l'ho messo la bandiera gialla, molto brutta. Vi ripeto, le cronache riportano una bandiera con il corvo, simbolo tipico della tradizione scandinava. Qui c'è solo una anonima bandiera che sto cercando, ma non trovo. La troverò forse, vediamo un po'. Eccola, l'ho trovata. Ecco, che semplicemente è scritto King. Ci sarebbe piaciuto avere uno standard, una bandiera con magari qualche bel simbolo dell'epoca. Si poteva fare. Intanto vi do anche le mie critiche perché non esiste il wargame perfetto. E da questo punto di vista già vi ho detto che ma non ci sono shield wall per tutti. Intanto anche Harold va ad assumere la posizione di Muro di Scudi perché è la più vantaggiosa. Fra l'altro, questa collinetta sì che può mettere in difficoltà il Normanno, ma insomma, poco lo mette in difficoltà. È un più uno. Secondo me, da questo punto di vista, giocando, e vi ripeto, rigiocherò. Non ci sono, questa posizione difensiva non dà grande preoccupazione al Normanno. Mi potrei sbagliare, ma vedo il Normanno in questo scenario nettamente favorito. Poi è chiaro che un abile stratega forse riesce a trovare la tattica giusta per Harold. Forse, dico forse, sarebbe meglio per Harold una tattica più offensiva, ma in campo aperto Harold è destinato a soccombere, in quanto non dimenticate che William disponeva di tanta cavalleria che in campo aperto può fare la carica, e vi posso assicurare che la carica della cavalleria in questo caso è abbastanza dannosa, e dunque meglio non affrontare in campo aperto le cavallerie di William. Quindi, che cosa fa Harold? Può solo aspettare. Intanto stavo vedendo se avevo completato, avevo finito gli shield wall. Sì, tanto poi parleremo dei seizure, di questi marker che servono, se ne verrà fuori qualcun altro. No, vedete, ecco, devo ancora mettere un'ala. E non ho più shield wall. Allora facciamo così per indicare che sono tutti, ma non è una bella cosa perché dovrebbero essere singolari, dovrebbero essere per unità, perché si attacca la singola unità, non la diciamo due unità assieme generalmente. Dunque due unità vengono attaccate assieme, non, e quindi lo shield wall sarebbe opportuno averlo per ogni unità. Facciamo così per risparmiare almeno all'inizio qualche marker e metterlo anche finalmente alla terza ala dello schieramento di Harold, che è Leofwine Godwinson, sempre in famiglia, secondo conte del Kent, che praticamente nella prima partita in solitario ieri è fuggito, o meglio, è stato costretto ad andare in rotta perché non è riuscito a tenere l'assalto combinato di arcieri, fanteria e poi le cariche della cavalleria da questo, ecco, vedete, da questo lato. Andiamo a piazzare anche il nostro Leofwine Godwinson, 1915, ecco, è un pochino più indietro, non è proprio una riga precisa, 1916, sto chiaramente piazzando i picchieri, 1917, poi andiamo con, scusate, 1817, sempre picchieri, 1818 e 1714, 1715,
Ecco, adesso vi faccio vedere una cosa che non mi ha entusiasmato particolarmente, 1719 e 1720. Il nostro Leaf Wine lo mettiamo, ecco, così ne approfitto. Guardate, vi spiego un attimo i tre valori che abbiamo per il sovrano. Allora, il 3 possiamo dire che è il suo valore di rating che serve soprattutto per il comando, soprattutto per vedere quando è il caso di attivarlo. Il 4 è il raggio in esagoni che deve andare all'unità per essere in command. Ricordatevi che, come abbiamo visto in diversi giochi di Grey Battles, anche se l'unità è oltre il raggio di comando del leader, ma è adiacente a un'altra unità della stessa formazione, si ritiene in comando. Quindi, tutto sommato, non ci sono particolari problemi di comando. E metto il Leaf Wine Kent, lo metto qui in 1716, lo metto solitario. Secondo me è meglio che i leader siano in solitario e siano mossi in maniera individuale, perché se si trovano su un'unità impegnate in combattimento, sì che possono dare un vantaggio diciamo alla mischia, ma possono soffrire delle ripercussioni, possono soffrire dei danni, possono essere feriti o eliminati. Direi che i sovrani e tutti i leader usateli quando dovete fare un assalto importante e li portate in attacco, altrimenti portateli dietro e controllate. Ecco, per esempio, ricordatevi 1, 2, 3, 4, lo metto qui. E vediamo un po' perché sto contando. Guardate un attimo, perché queste sono particolarità della serie Grey Battles of History, che sono praticamente identiche alle particolarità che trovo in Manor Ainon. Vedete dove sta adesso Harold? Allora, ricordatevi che quando volete attivare un vostro leader e questo leader si trova entro il raggio del comandante Harold a 4, ok? Allora può avvalersi di un coefficiente, in questo caso meno 1, per essere attivato. Quindi Godwinson, che ha 3, col meno 1 di William potrebbe essere attivato con 0, 1, 2, 3, 4, più del 50%. E la stessa cosa vale per Lee of Swine sul fianco sinistro. Quindi ricordatevi questa particolarità riguardo diciamo, tenere i leader sempre uno, non dico vicino all'altro, ma entro il raggio del comandante in capo, in questo caso Harold. Anche a Godwinson gli affidiamo gli Shield Wall. Vedete come li sto mettendo? Brutta questa cosa, non mi piace assolutamente, ma purtroppo questo è. Quindi riscontriamo questa mancanza del gioco. Eccolo qui. Comunque, tutto Shield Wall. E ho pensato anche in una prossima partita che cercherò di fare, di tenere un'ala pronta a contrattaccare e non con lo shield wall, perché quando le unità assumono la formazione di shield wall, beh, allora quelle unità non possono né muovere né diciamo attivarsi per il combattimento, possono solo difendersi. Non bello questa cosa, ma vi ripeto, lo shield wall dà dei modificatori negativi in difesa. Io avrei messo meno 2, non meno 1, ma vedremo in futuro. Basta un house rule e dire che quando si assume shield wall il modificatore è meno 2 e non meno 1. Però vi ripeto, vorrei fare un altro paio di battaglie di Hastings per dire che questa battaglia favorisce in maniera insomma abbastanza tangibile il normanno. Intanto vi faccio vedere una cosa. Sposto un attimo, vediamo un po' se riesco. Ho spostato la GoPro mobile. Eccolo qua, ragazzi. Vi faccio vedere, vediamo un po', un piccolo dettaglio. Allora, ieri non ho fatto altro. Vedete, questo adesso sto già entrando nel gioco. Vedete questa, diciamo, interruzione dello schieramento sassone? Beh, secondo voi ieri, che praticamente il Normanno è appostato qui,
Cosa ho fatto subito senza conoscere nulla? Mi sono buttato all'attacco di questa ala qui, con prima gli arcieri, e vi ripeto, sono molto letali, poi la fanteria e finalmente la cavalleria che, dopo aver sfondato, ha colpito sul fianco tutto il fronte di Harold. Allora, questo fatto sapete che storicamente non è mai successo, ma qui c'è, voi vi dite, ma c'è il fiume. Sì, ma il fiume, ragazzi, lo vedete nella tabella? Il fiume è un +1 per la fanteria e +2 per la cavalleria, ma all'inizio, piano piano, la cavalleria supera il fiume e si prepara per le cariche. Lo stream per i mounted, per la cavalleria è +2 e per la fanteria è +1. Ragazzi, adesso vedrete come cominciano, ma questa particolare situazione non mi entusiasma perché c'è proprio un buco. Voi dite, potresti fare la stessa cosa, vi faccio vedere. Potresti fare la stessa cosa da questa parte. No, perché ci sono le paludi. E le paludi, sono le marsh, ok? 3 e 2. Qui invece, passando da questa parte, si prende subito sul fianco e vi posso assicurare che arcieri, fanteria e poi cavalleria che si prepara per caricare, non c'è stata possibilità di difesa. Fra l'altro, vi dico subito, la particolare è stata che ho continuato ad attivare William e Eustachio. Eustachio e William, perché il gioco dice, allora puoi, se tu continui l'azione dopo che hai attivato una formazione, puoi attivarne un'altra che però non sia la stessa dell'attivazione precedente. Perfetto. Allora, se tu hai attivato Eustachio, attivi William e poi magari passi o cerchi di attivare l'altra formazione e poi tocca ad Haroldo. Ma Harold poco può fare, soprattutto all'inizio. E il disposto, magnifico questo termine, William Eustachio, Eustachio William, cioè attivi William, poi attivi Eustachio, attivi Eustachio, attivi William e dall'altra parte Harold non riesce a prendere iniziativa oppure non ha ragione di prendere iniziativa, non ha ragione di uscire dal suo shield wall. E a questo punto William Eustachio, Eustachio William, Harold non riesce a resistere, come è successo, vi ripeto, nella mia prima partita in solitario, che comunque mi è piaciuta tanto. Io poi ho provato con il centro costituito diciamo dalla guardia dai pretoriani di Harold a tenere, ma in ogni caso le perdite erano altissime e poi quattro unità pesanti poco possono per cercare di ribaltare le sorti dello scontro, anche perché era tardi, eravamo 20 a 4 come risultato. Ho fatto un piccolo errore. Qui abbiamo dei risultati in combattimento retired, praticamente quando c'è il retired che è diverso dal retreat, attenzione, le unità vanno a posizionarsi intorno agli standards e quando ho calcolato alla fine ho calcolato le tre unità che erano intorno allo standards anche come eliminate, non devono essere conteggiate come eliminate ma fuori dal gioco e valgono un punto anziché due, però in realtà ormai la battaglia era segnata. Ho fatto un errore in questo, i flight points che determinano la vittoria o la sconfitta dell'esercito. Adesso faccio vedere anche la tabella. Vengono conteggiati generalmente qualche punto in più per ogni leader perso, 2 per le unità standard, 3 per, vado a rileggere, 3 per i mounted, cavalieri, vado a vedere un attimo in questo scenario i punti che danno, i punti cosiddetti fly points, vediamo un po', lo vado a cercare, mi pare che sia al punto 6, punto 3, scusate, Victory. Ecco, in Norman Conquest 5 punti se viene eliminato il re, 3 per i mounted, per gli uomini a cavallo e 2 per arcieri,
Axemen e così via, 0 per le unità, vabbè, da bombardamento in questo caso non sono considerate. Quindi vediamo un po', voglio vedere se abbiamo, sì, abbiamo solo Massimo che sta intervenendo, gli altri si sono dati, stanno passando la domenica diversamente, vi capisco ragazzi, ma meno male che è rimasto Massimo online, oppure se n'è andato e c'è solo il suo ultimo messaggio. Dicevo, ho fatto un errore, ho considerato anche le unità che avevano subito il risultato di retired, che va a costringere l'unità a posizionarsi intorno alle sue, diciamo, alle sue bandiere, ai suoi standards. Ho considerato 2 punti anziché uno, ma vi ripeto, oramai lo scontro era destinato, quindi non sarebbe cambiato nulla. Andiamo a vedere un attimo ancora il piazzamento del nostro William, che parte praticamente attaccato, ragazzi. Ecco perché dico che c'è poco spazio per la fantasia d'Hastings e vale proprio lo scontro brutto. Beh, allora abbiamo prima di tutto l'eroe di ieri, tale Eustachio Conte di Boulogne, e che è contrassegnato le unità. Si differenziano per colore, ve le faccio vedere. In questo caso sono i normanni, sono blu, e le unità appartenenti a Eustachio hanno la banda verde. Ecco qua, vedete. Vado a prendere Eustachio. Il gioco è ancora tutto, diciamo, disordinato dalla partita di ieri, ma vi ripeto, vi faccio anche vedere. Secondo me è anche bello il piazzamento. Ecco, in questo caso vi sto facendo vedere proprio una seduta solo, in solitario, cioè si studia il piazzamento, si legge una pagina del libro, si legge una descrizione, si guarda magari un video su YouTube che descriva la battaglia, si gioca magari a Total War Medieval, voglio vedere, ho nominato Total War, chi ricorda Total War, insomma, si fa. Per capire Hastings e comprendere Hastings si possono fare queste altre attività in solitario. E dunque, ah beh, Massimo, no, no, sono qui, non vi sentivo, ma perché magari potete farmi delle domande in diretta, vi esorto, perché magari mi diverto anche di più, invece di fare un monologo, e a rispondervi. Non sono poi un espertissimo in Man of Iron, lo conosco, è facile per me perché ci sono tanti sistemi simili di Richard Berg, però posso rispondere alle vostre domande e vi ripeto, in ogni caso, già l'ho detto su Facebook, il mio voto per questo gioco è sicuramente fra 8 e 8 e 5. Vi ho detto delle piccole imprecisioni o delle piccole mancanze, ma vi ripeto, non inficiano poi la qualità globale del gioco. Allora, il nostro Eustachio va. Ecco, ho un attimo all'inizio, vi faccio vedere, il Normanno aveva 1000-1500 arcieri che nella battaglia hanno fatto la differenza. Sapete, ragazzi, il famoso episodio di questa freccia dove colgo, dove che volante, questa freccia che vagava sul campo e va a colpire Harold d'Inghilterra. Questo a testimoniare che i numerosi arcieri di William fecero veramente tanti danni e molti storici sono d'accordo nel dire, convergono con l'opinione che, con la tesi, che Harold, colpito da una freccia al capo, nei pressi dell'occhio, in quel momento in cui l'esercito aveva bisogno dei suoi comandi, della sua fermezza che aveva dimostrato a Stamford Bridge, qui in questo caso il sovrano cadde, poi fu anche ferito da un altro combattente normanno, e qui fu il turno di svolta in una battaglia che rimase in equilibrio per gran parte della giornata. Una battaglia molto lunga, non è durata solo 2 ore, è durata fino al tardo pomeriggio. Questo, io non sono storico, ma questo mi fa pensare che ci sono stati vari tentativi di assalto durante la giornata, cioè assaltiamo, non riusciamo e torniamo indietro, assaltiamo, non riusciamo a tornare indietro. In questo caso è difficile che un wargame possa ripercorrere pedissequamente la battaglia, perché qui vedremo, oppure ho visto già nel mio aperto in solitario, difficile che il Normanno, una volta all'attacco, riesca a tornare indietro e a riorganizzarsi, perché
perché a un certo punto gli conviene continuare l'attacco, semplicemente questo. Però vi ripeto, è stata una prima partita in solitario che mi potrebbe aver dato dei segnali sbagliati. Quindi vi ripeto, prendete sempre con le pinze quanto vi dico sull'esperienza di gioco. Dicevo, Eustachio mette, ecco, vedete, guardate gli arcieri, che gli arcieri fra l'altro sparano durante il movimento. Non è che prima sparano e poi muovono o viceversa, no, sparano durante il movimento, all'inizio, durante, meglio no all'inizio perché quando fanno fuoco hanno finito il movimento, quindi conviene muovere e lanciare a 1, 2, 3 esagoni. Chiaramente cosa ho fatto? Io vi faccio vedere, faccio 1, 2, 3 e fanno fuoco. Perché li ho messi a 2 esagoni? Perché poi vedrete nella tabella, eccola qui, la fire range, la metto qui dritta, sì, potete leggere, la fire range, die roll modifier chart, gli arcieri, vedete che sono le unità in campo per William, più 1 a distanza 1 e a distanza 2, 0. Allora perché non li ho portati? Vedete, io già avrei già mosso i due arcieri, perché li voglio far lanciare e poi voglio dare spazio alla fanteria di William. E in questo caso stavamo parlando della formazione di destra di William. Abbiamo due arcieri normanni, poi abbiamo sei picchieri normanni da 2415. Ecco, li vado a piazzare senza stare a guardare i particolari da più 1. Ci sono picchieri da più 1 e picchieri da 0. Vi ricordo modificatori che vengono considerati in difesa. Ecco, sono sei picchieri, me ne manca uno, vediamo un po', eccolo qui. Sei unità, vi ricordo che qui ogni counter, e devo fare i complimenti agli autori perché alla fine la loro scala, che hanno detto guardate che è completamente approssimativa, ma rispetto al numero delle unità in campo, la scala corrisponde bene, ogni counter corrisponde a circa 250 soldati, e quando andate a fare il totale degli uomini presenti fra i Normanni e fra Roldo, siamo in quella grandezza di circa 10.000 persone per William e circa 8.000-9.000 per Harold. Molto bene questo, almeno giocate con uno scenario che corrisponde, secondo le cronache, al numero delle unità in campo. Io dico sempre che molte battaglie medievali non potevano avere più di tanti uomini. Delle volte, secondo me, sono state molto pompate proprio perché c'era la difficoltà di approvvigionamento. Non è come anche l'esercito moderno ha poche possibilità di approvvigionamento se non è organizzato. Ma pensate al Medioevo, che alla fine, come ci fa capire molto bene, guardate, sto citando Levian Campaign, la serie Levian Campaign. Ragazzi, se vuoi campare in territorio nemico o devi fare i raid, devi razziare, devi rubare il pollame, devi rubare il bestiame in giro per il territorio che stai occupando. Continuiamo, abbiamo poi 4, circa 1000 cavalieri con Eustachio, 2617, ecco li piazzo. Questi cavalieri nel gioco li ho fatti avanzare senza farli entrare in battaglia e solo dopo li ho fatti entrare in battaglia, per dirvi che possono caricare, perché qui la cavalleria può caricare, può subire anche controcarica, ma Harold non ha cavalleria, quindi nemmeno questo pericolo c'è. E direi che questo è un altro svantaggio per quanto riguarda Harold. Ecco, vado a piazzare Eustachio, che ha raggio 5, un grande leader, ha vinto praticamente la battaglia da solo, e vedremo che lo farò. Vado un attimo di nuovo sulla GoPro mobile, così lo vedete meglio. Vado un attimo a cancellare ecco qui. Ecco, Eustachio prenderà questa direzione, cioè questi due esagoni che sono un buco nello schieramento, saranno attaccati da Eustachio, e manderò prima gli arcieri, lanciano gli arcieri, lanciano fino a tre, o meglio a due esagoni, quando ci saranno i longbow in altri scenari fino a tre, due esagoni sparano sperando che facciano danni. Vi ricordo che il danno massimo che può fare l'arciere quando ha delle unità
regolari, non in disordine, è proprio mandarli in disordine. Poi può anche eliminarle se fa un secondo risultato positivo, secondo la tabella che in ogni caso trovate, ve la faccio vedere. Sempre, ecco, vado sulla GoPro fissa, tabella Fire Range di RMC Chart e vedete Fire Results Table, avete target on foot e dovete differenziare quando l'obiettivo è in, diciamo, situazione ordinaria e quando è disorder. Quando è disorder, se fate un numero alto, potete addirittura anche eliminarlo oppure retire, che non è eliminazione, ma costringete l'unità a fuggire verso i loro, diciamo, colori sul campo, il che non è una bella cosa. Quindi ricordatevi che generalmente tutte le tabelle, vi faccio vedere anche quella di combattimento, vedete Shock Homo Results, tutte le tabelle hanno un controllo possibili danni con il dado da 0 a 9, mi piace questa, non è un dado da 0 a 6, quindi rende più vario il combattimento, quando l'obiettivo, l'unità in difesa è normale, quando l'unità è in, diciamo, non è più a ranghi stretti, non è più, diciamo, organizzata. Vale anche per la charge, cioè quando carica la cavalleria, e questo qui, che sono riassunti tutti i modificatori da tenere in considerazione. Guardate, sembrano tanti, ma in realtà poi tutto sommato niente di particolarmente proibitivo. Quindi vi ricordo sempre considerare l'obiettivo nei due stati, normal disorder, e una finezza mi è piaciuta, sì c'è la carica, ma c'è anche la charge reluctance, cioè dovete verificare se i cavalli all'attacco sono poi hanno la volontà di attaccare oppure spaventati dalle picche dalla schiera di uomini si rifiutano di caricare. Bella anche questo, the charge is blunted by the reluctance of the horses to close, cioè è chiaro che i cavalli si spaventano e non conducono il loro cavaliere all'assalto finale. Molto bello questo, per dirvi che sì, è un gioco semplice, ma ci sono delle finezze che vanno considerate. Dopo lo stacchio, ragazzi, andiamo a piazzare il centro in cui c'è sempre il sovrano, in questo caso William The Conqueror, ecco qui, che è raffigurato sempre, i counter di William sono sfondo blu con banda, diciamo, viola, ecco li vado a prendere, e William piazza ancora due arcieri. Allora, in questo caso, ve l'ho detto, avevo un po' storto la bocca, solo due unità di arcieri, però vi ripeto, se ogni counter rappresenta 250 persone, allora abbiamo circa 5-6 arcieri, 6 per 250 è 1500, che corrispondono al numero degli arcieri che si attribuiva in possesso di William. Dunque ci stiamo. E io avrei preferito magari forse avere un'intera fila di arcieri da attivare, cioè vedo una linea singola di battaglia, cioè gli arcieri non vengono solo attivati per formazione, ma una linea continua di arcieri che va all'attacco. In realtà le cronache non dicono che ci fu una singola un singola azione, un singolo avanzato di arcieri, ma formazione per formazione, appena erano pronti andavano a scoccare. Quindi accettabile, accettabile questa considerazione di avere arcieri che si attivano per formazione. Noi chiaramente siamo abituati anche alle armate verdi di Commands and Colors, in cui attiva tutte le armate verdi di lancio e fai fuoco. Quindi per noi, nel nostro immaginario collettivo, come vediamo in qualche film, l'esercito, tutto l'esercito viene diviso per linee e il sovrano o il comandante in campo dice alla linea di arcieri avanzate, scoccate. Questo mi manca un pochettino, ma il gioco si sviluppa per formazioni e dunque diciamo che cambia poco, però sarebbe stato bello avere una, ecco,
una fase iniziale in cui tutte le unità di arcieri, indipendentemente dalla formazione, potevano essere attivate e scoccare, potevano scoccare le loro frecce. Questa è un'altra house rule che si potrebbe fare, cioè tutte le unità di arcieri al prima attivazione, cioè esulano la prima attivazione, avanzano e scoccano e poi si passa a giocare. Se ci pensate un attimo, è semplice da implementare questa regola e vi ripeto, la sto dando adesso. Potrebbe funzionare, potrebbe dare ancora più flavor, più chrome al gioco. Ecco, anche William ha i picchieri da 2005-11 a 2005. Vedete come sono veramente molto, molto a ridosso le unità nemiche. E vi ripeto, c'è poco spazio per manovrare. Vado, picchieri, 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 ecco qua 2005 e 15, ecco qua. Poi abbiamo i mounted, i cavalieri che in 2007 e 12, vado un attimo a togliere un po' di, ecco, poi andremo a, ecco, ho tolto, sono molto, molto disordinato oggi. I mounted 2007 e 12. I nostri cavalieri, vedete il meno 1? Ricordatevi che poi la cavalleria ha meno 1 quando viene attaccata, ma può anche fare ritirata nei confronti della fanteria quando viene attaccata. E gli arcieri, ben 2, quindi 500 persone più o meno, 2412 2414. Eccoli qua. Vedete, quindi abbiamo William che piazziamo 4 Norman, 1, 2, 3, 4, perché ne ho messi 5? No, sono 5, grazie. 2007-12, 2007-16. William al centro dello schieramento. Ricordatevi sempre di tenerlo entro il raggio dell'altro comandante. Mettiamo lo standard della Normandy e abbiamo concluso lo schieramento di William. Vedete, non sono shield wall perché, vi ripeto, la prima attivazione lo dice lo stesso scenario e è a favore. I primi a essere attivati sono proprio i normanni. Ecco, i sassoni si posizionano per primi e il giocatore normanno ha la prima attivazione. Normanni non hanno shield wall, i sassoni possono shield wall e la prossima volta, magari anche domani se ce la faccio, vi spiegherò un po' questo time engagement, cioè William ha un certo tempo entro cui finire l'azione, ma devo dire che tutto sommato è così ampio il tempo a disposizione che ha poco senso, secondo me. Infatti, questa regola sì, è carina, ma in Hastings non ha poco valore. Forse in altri scontri magari assume più importanza. E poi, dopo aver piazzato il nostro William, abbiamo anche il buon Alan Richemont, Alan Rufus, signore del Richemont, ha una unità d'arcieri in 2508. Poi abbiamo da 2605 a 2609 tutti i tizi, tutta sempre sta fanteria media. Vedete il più uno? I picchieri quando vengono attaccati, questo più uno è un modificatore negativo per il difensore. Ma vi ripeto, generalmente William, tutto l'esercito di William va all'attacco e la controffensiva di Harold arriva molto molto tardi. Vado a piazzare anche 2609, vediamo un po' se è giusto, sì, ecco i picchieri, poi abbiamo i mounted, 2804, 2805, 2806 e 7, ecco li ho piazzati in mezzo alla palude, Alan Rufus. E lo standard di Alan Rufus, eccolo qua. Questo non avevo messo la bandiera del Kent, che appartiene all'Earls Wine. Vediamo un po' se trovo. Eccola qua, la bandiera di Richmond. Ecco qui, lo standard che serve soprattutto come indicatore quando unità sono retired, ma lo usate poco per il Normanno. Ecco ragazzi, vedete? Ve lo faccio vedere anche dalla GoPro Mobile in alta direzione. Vedete, qui è uno scontro frontale, giusto che sia,
Sono a circa, se rispettiamo la scala che l'autore ci suggerisce, sono a distanza di 400-500 metri. Ricordatevi che ci sono queste frecce, gli arcieri sia normanni che sassoni avevano una gittata utile di 150 metri, ma poi potevano uccidere a 50, 60, 70 metri, quindi o che siano 500 metri, o che siano 3 chilometri, poco conta. Vediamo solo una lunga linea di unità, quella di Harold è singola, quella di William si vede gli arcieri, si vede la fanteria e poi si vede la cavalleria, quindi in pratica Harold è costretto a fronteggiare tre differenti attacchi. E mentre in difesa può solo disporre dello shield wall. E vi ripeto, ieri nella mia partita in solitario ho sfruttato questo buco, in pratica ho attaccato questo fronte e l'ho alternato all'avanzata di William al centro, mentre quest'altra formazione si è attaccato, ma in realtà l'ho attivata poca. Ho attivato soprattutto Eustachio e William. E Harold poco ha potuto fare a meno che decidete di abbandonare lo shield wall e andare all'attacco. Ma secondo me siete destinati alla sconfitta. Vedremo un attimo cosa succederà. Nel prossimo video, sicuramente dedicherò un prossimo video, non vi dico quando. Intanto, ecco, avete visto tanti unboxing, la mappa è veramente bella e cerca di riportare in maniera semplice ma esaustiva il territorio di quel periodo, cioè la collinetta aveva sui lati dei fiumi che costringevano quindi a un attacco centrale l'esercito di William, ma vi ho fatto vedere che tutto sommato questi fiumi non sono un grande ostacolo alle avanzate, soprattutto di cavalieri che muovono di 6 esagoni e lo stream è più 1, quindi insomma non è che impediscano a un esercito di tentare un aggirimento. E Harold sì, si trova sulla collinetta, ma in realtà ci sono dei lati, vi ho fatto anche vedere, se ve lo faccio vedere anche qui. Si può sfruttare anche questo lato che vedete poco, adesso aspettate che sposto vado a togliere la chat, ecco, vedete, si può sfruttare anche questo lato, quindi alla fine non è uno schieramento che impedisce l'aggiramento. Non è facile girare, ma si può sfruttare quello spazio e poi premere su quell'ala, è quello che ho fatto ieri. Aspetterò un amico per riproporlo, poi nel prossimo video, vi ripeto, non posso indicare la data, ma non sarà proprio tanto lontano, vi farò vedere un attimo come funziona il gioco, vi ripeto, c'è un'attivazione. Movimento, combattimento, c'è da capire un attimo come funziona il combattimento, ma dato che non c'è Zoc, decide l'attaccante. Questa non mi è piaciuta, io avrei fatto un attacco obbligatorio e non ci sono, non vi ho ancora detto che non ci sono valori di attacco e di difesa per l'unità, ma c'è solo l'unità che attacca e si devono considerare tutti i modificatori. Questo tutto sommato semplifica il gioco. E poi, per finire la presentazione del gioco, vedete, avete il flight point track che vi serve per tenere proprio nota delle perdite e ogni battaglia ha il suo livello di perdita. Si perde a Hastings quando raggiungono. Allora, i normanni raggiungono 28, fatemi vedere un attimo i sassoni a Hastings, a 20, tra l'altro lo vedevo adesso, io sono arrivato a 28, ma in realtà, ecco, me ne sono accorto adesso, perché avevo considerato 28 per tutti e due gli eserciti, no, ad Hastings il normanno perde a 28, mentre il sassone perde a 20, quindi il sassone ha perso dopo 4-5 attivazioni ieri. E poi avete il general track e vi spiegherò cos'è il time engagement. In questo caso si parte da 15, il sassone può decidere di
invece di attivare una formazione, di far passare il tempo, quando arriva a zero, il Normanno ha perso, ma vi ripeto, è così tanto tempo a disposizione che questa regola ad Hastings non ha senso. Non si arriverà mai a zero, si finisce molto prima. E a un certo punto Harold ha bisogno di attivare invece di usare l'attivazione per far scorrere il tempo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Forse servirà ad altre partite. In ogni caso vi ribadisco. 28 a 20, 28 per il Normanno, quindi non perderà mai il Normanno, deve essere proprio un suicida, mentre Harold ha 20, circa 10 unità eliminate, e che equivalgono a un terzo dell'esercito. Torniamo in primo piano. Bene, oggi sono contento che ha funzionato anche la chat, spero di far funzionare un giorno anche quella di Facebook. È tutto per oggi, è stato abbastanza lungo, ma vi ho presentato Hastings, vi ho parlato un attimo di libri, vi ho parlato di quello che penso del gioco. La prossima volta un esempio di gioco, non lo so, voglio vedere se, vi ripeto, ci sono altri già che hanno fatto i video molto esaustivi, molto precisi, quindi io non mi metto in competizione giusto perché per passare il tempo voglio rimarcare magari la prossima volta certe regole di Man of Iron che vengono utilizzate in Norman Conquest, pro e contro, ma alla fine vi dirò, guardate, il regolamento di Man of Iron è semplice, con alcuni dettagli che vanno considerati, ma assicura una ricostruzione verosimile della battaglia e anche un certo divertimento. Ora vi saluto, vi ricordo che potete, vediamo un po', scaricare le regole dal sito GMT, vedete la nuova versione, questo era contenuto nel tripack, chiaramente Norman Conquest, regole molto chiare. Non ho avuto problemi di interpretazione, quindi consigliabili. E ci vediamo, torno in primo piano, ci vediamo con il podcast domani, dopodomani, non lo so, vediamo un po', dipende dagli impegni lavorativi. Il podcast verterà su, penso di nuovo, su Norman Conquest, ma magari parlando di vostre preferenze sul Medioevo, qual è il sistema che preferite sul periodo medievale. Ora la breve sigla e chiusura. Ciao, buona domenica e grazie a coloro che mi hanno fatto compagnia e grazie a coloro che mi seguiranno. Ciao di nuovo.